Grazie mille anche a Massimo per la sub. Allora, trova Tassin. Andiamo a trovare Tassin. Qua che stanno a fare. Guarda, qua che finezza. Proprio per non dare nell'occhio. È molto anni 80, effettivamente. Sembra. Vabbè, è da migliorare. Fa cagare. Fa cagare, ma lascia fare. Salve. Specialista, Salve. grazie per il tuo intervento. Si Grazie è a trattato di un Luca problema Frizzi per la inaspettato. Se ne sub. vai spesso in Grazie, giro Luca. fuori dalle mura in quel Grazie modo. mille. Rischi del mestiere, ma stavolta era diverso. Qualcosa sta rendendo i metamorfici più violenti. Ho paura che sia opera del dominio. Riteniamo che siano tornati. Immagino tu abbia già avuto il piacere di incontrare lo specialista Yarrow. Temo che Tassin abbia ragione. Ci sono molti elementi in comune con la situazione precedente all'attacco a Liberalia. Quello che scatenò il cuore della furia. Non conosco l'intera storia. Io sì. Non sono in molti a sapere quello che sto per dirti. La mia allieva, Gianni, era lì 10 anni fa e vide tutto con i suoi occhi. Sicuramente saprei già che Liberalia era una delle più grandi città di Bastion. Era antica, orgogliosa e prospera. Ma sopra ogni cosa ospitava la più grande e importante enclave di specialisti. Gli specialisti, al fianco delle sentinelle, guardiane delle mura, proteggevano Liberalia e i suoi abitanti dal caos di questo mondo. Finché un giorno i soldati del dominio invasero casa nostra. Erano feroci conquistatori dal nord. Quel giorno, specialisti, sentinelle e dominio combatterono per il controllo di Liberalia. Ogni fazione dimostrò il proprio valore in quanto erede del generale Tarsis e della Legione dell'Aurora. Specialista Adams, uno dei nostri uomini migliori, guidò l'assalto mentre l'enclave si lanciava contro le forze del dominio. La mia Gianni dice che l'esercito era immenso. Il dominio era guidato dal dottor Arken, un uomo che nessuno aveva mai visto prima. Il suo obiettivo era prendere la città a qualsiasi costo. Quindi combatterono, accerchiati, sopraffatti in numero e potenza di fuoco, gli specialisti combatterono. Per un po' resistettero. Le mura della Grande Liberalia invece no. Il dominio si riversò all'interno. Adams, insieme a molti specialisti, oppose l'ultima resistenza fuori dalle mura. Mentre altri, come Gianni, rimasero ad aiutare chi potevano. Quando all'improvviso le sentinelle sconfitte ripiegarono. Ed è così che nelle profondità della città Gianni scoprì ciò che le sentinelle invece già sapevano. Al dominio non interessava distruggere Liberalia. Ciò che volevano era un antico manufatto dei creatori, protetto nelle profondità della città, il cenotafio.
quanto pare, il dottor Arken era convinto di aver trovato un metodo che permettesse al Dominio di controllare l'inno della creazione attraverso il cenotafio. Che arroganza. L'inno non può essere controllato. Il terrificante cataclisma scatenato quel giorno distrusse Liberalia, distrusse il Dominio e distrusse tutto quanto. Quel cataclisma divenne il cuore della furia. Qualcuno sopravvisse per raccontare la storia di Liberalia, ma non molti. Ci deve essere una buona ragione se il Dominio ha fatto ritorno. È evidente che ho ancora molto da scoprire. Vieni da me più tardi. Oh, già, anch'io. Ti contatterò quando avrò qualcosa. Io sarò nell'enclave. Ok, signori, quindi abbiamo avuto un po'... un bel po' di informazioni riguardo a quello che è accaduto, un po' la situazione del mondo di gioco, di quello che è accaduto in passato. Abbiamo visto questi tipi che ci daranno presumibilmente le missioni. Vediamo un attimino, magari, no, non da qui, ma eventualmente dalla mappa, se ci dà qualche anteprima. Riaccendere il fuoco, qua vabbè, possiamo parlare con il comandante. Qua possiamo parlare con Owen. Facciamo una cosa. Questa qui è la missione. Andiamo prima a parlare sia con il comandante che con Owen. E poi eventualmente, come detto, ci facciamo anche un'altra missione. Oddio, non lo so in realtà che... Com'è messo il tuo strato? C'è comunque anche la... minimappa qua che possiamo aggiungere al Cortex. Allora, il Vark è un'interfaccia che mette in relazione la mente con l'inno della creazione, permettendo agli umani di incanalare il proprio volere nella tecnologia basata sulla quintessenza. Gli arcanisti ritengono che sia stata la ripetuta esposizione alla quintessenza a consentire la scoperta del Vark. Nonostante il libro di Tarsis cominci proprio con la narrazione di tale ritrovamento, tra le sue pagine non viene esplicitato il momento preciso in relazione alla regione dell'Aurora in cui si è verificato questo evento. Il Vark ha reso più rara l'esposizione diretta dell'inno, ma i codificatori corrono spesso il rischio di impazzire e persino di morire, poiché il Vark sembra comportarsi in maniera differente se si interagisce con esso tramite un amplificatore. Sapete subito cosa fare, ok. Allora, andiamo, vabbè, villaggi. Dica. Immagino che il contratto sia andato a buon fine. Ehi, specialista, il contratto è andato bene? Sì, ma devi stare molto calmo. Stato dell'alleanza settimanale. Tutorial sulle alleanze. Il sistema delle alleanze consente a te e ai tuoi amici di ottenere monete. Con le monete puoi comprare elementi cosmetici per il tuo strale e materiali di lavorazione per progetti alla fucina. Il tuo rango determina quante monete ottieni. Il rango dei tuoi amici determina quante monete sono in grado di procurarti. I ranghi del sistema delle alleanze vengono azzerati ogni settimana. Ecco che cos'era la cosa delle alleanze. Ok, e va bene, va bene. Vabbè, questo che vuole? Vediamo. Ehi, com'è andato il tuo ultimo lavoro? Guarda, alla grande. Alla grande? Puoi ben dirlo. Sono appena rientrato anch'io. Un maledetto titano mi ha quasi staccato un braccio. C'è sempre qualcosa, eh? È passato Owen. Voleva assicurarsi che i tuoi registri fossero in ordine. Tutto in regola, però. Non sarà certo un titano a impedirmi di continuare il mio lavoro qui. Come sei finito a fare il custode dei registri? Non sembri un tipo da scrivania. Si chiama versatilità. Chi non ne ha? Che ti serva un tiro preciso o un registro ben tenuto, con Jack il fortunato il risultato è assicurato. E abbiamo tutti curare il nostro ruolo in famiglia, no? Ma sì, dai, ognuno c'è il suo ruolo. Quindi tu dai. Saresti il cugino a cui piace compilare scartoffie ed eliminare metamorfici per mantenere l'equilibrio. Esattamente. Il punto è che ci copriamo le spalle a vicenda. Non c'è nessun altro disposto a sostenere la nostra causa. Tempo al tempo, giovanotto. Ma le cose cambieranno. Questo è lo spirito giusto.
Ci servono specialisti che chiudano contratti, che facciano il loro dovere. Meglio va l'enclave, meglio va per tutti, no? Beh, ho dei rapporti da aggiornare prima di tornare là fuori. Ci sono vettori da salvare, manufatti da silenziare, sai com'è? Vabbè, lasciamolo al suo lavoro allora. E noi intanto... Poi vediamo pure quello là che ci dice, vediamo. Owen. Ehi, ciao. Ehi, che succede? Ogni tanto mi spaventi. Sul serio? Abbastanza, beh, diciamo. Lo capisco, dopo tutto il pericolo è il mio mestiere. Però dovresti conoscermi ormai. Io ti conosco come le mie tasche. Ah, sì? E quando è il mio compleanno? Questa è una domanda trabocchetto. Tu detesti festeggiare il tuo compleanno. Quando era? Allora, quando è il mio compleanno? Comincio a pensare che tu mi stia prendendo in giro. Non me l'hai mai detto, vero? Probabilmente no. È stato qualche giorno fa. Beh, tanti auguri in ritardo, allora. Grazie. Allora, dov'è il mio regalo? Sai che ti dico? Scusa, a sto punto. Ti scriverò una bella poesia, prima o poi. In realtà, il giorno in cui ci siamo conosciuti era proprio il mio compleanno. Questo sì che è un trabocchetto. In quale occasione? Di recente o quando eravamo giovani? Da giovani. Il giorno in cui mi hai derubato. Ah, bene. Stavo morendo di fame. O forse ti stavi solo annoiando. O forse mi stavo solo annoiando. O entrambe le cose. Devo dire che è stata un'ottima idea. Diamo l'utile al dilettevole. Funzionare per un'intera settimana è stato uno spasso. Ti cacciavi sempre in un mare di guai. Deve essere per questo che hai scelto di diventare uno specialista. Dico bene? Non è vero che ci cacciamo nei guai. Giovane. Lascia fare. E comunque se faccio questo lavoro è per aiutare gli altri, Owen. Cos'è? Ti metti sulla difensiva? Sì. Difendo ciò che sono diventato. Senti, lo so che tu... che noi aiutiamo le altre persone, ma mi piace riflettere sull'origine delle cose. Sul punto di partenza di questo viaggio. E comunque, si può sapere che ci facevi tutto solo a Ponte X? Mi ero stancato alla Satomi e mi sono preso una pausa dalle lezioni. Vagabondavo. È esattamente ciò che stavi facendo tu quando ci siamo incontrati a... Più che Job Empire, Empire Earth. Piuttosto che stavo cercando me stesso. A causa del cuore della furia. Dov'è la tua squadra? Non lo so. Ehi, non volevo rattristarti. Su, ci attende un futuro radioso? Dai, sì, ci sono un sacco di contratti che ci aspettano. Ok, ok. Il nostro Rodrigo Soffigo. Allora, aspetta, questo che è? Novità. Benvenuto, ottieni le tue ricompense, guardaci su Twitch, ma come? Non perderti le dirette streaming più recenti, iscriviti alla pagina Twitch ufficiale di Anthem oggi stesso. Ma non è vero, basta seguire quel tale Ale TV e hai fatto, no? Un attimo, Comunque, ecco un altro go da aggiungere al Cortex, vabbè, lo leggo a me, voi leggetelo al volo, eh. Vediamo un attimino. Questo qua che ci... Reputazione tra gli specialisti. Lealtà degli specialisti completa, attività a sostegno della causa degli specialisti, le tue azioni contribuiranno alla crescita e all'espansione dell'enclave, l'impiego di maggior numero di amplificatori accrescerà la quantità di specialisti e il gruppo tornerà all'antico splendore. Ricompense per la lealtà: 1. Progetti per componenti universali non comuni, progetti per componenti universali rari, progetti per componenti universali epici. Tipo accetta ed esci? E penso che sia questo quello che ci dà questa mission. Il mio nuovo amico. Grazie mille, Avery, per la molta attenzione, donazione. Buonasera, non buonasera. Mai raccontare. Grazie mille. Modo. Non ero più in attività da molto tempo ormai. Non era la mia battaglia. Ma i buoni amici mi tengono informato. Sono stato uno specialista per tanti anni. Sai bene di cosa si occupano gli specialisti. Ci occupiamo di quel che accade oltre le mura. Problemi. Aiutiamo la gente. Vero. Ma non è così semplicistico. Esploriamo, lottiamo contro il caos, salviamo vite. Lo capisci, vero? Sì, lo capisco.
Le persone potevano contare su di noi. È molto importante in questo mondo. Ora è andato tutto perduto. La gente non si fida più di noi. Sono tempi duri. Ma non parliamo di cose tristi. Ho un contratto per te, ok? Devi proteggere degli arcanisti mentre svolgono dei test sismici. Test sismici? Sì. Devono accertarsi che Fort Tarsis abbia fondamenta solide. Non vogliamo che sprofondi in una voragine come l'ultima volta. Cosa? Sembrerebbe che questi test attirino l'attenzione degli animali. Quelli con zanne affilate, mi spiego? Tu proteggerai un lato del forte e la specialista Wright si occuperà dell'altro. Hai capito? Ricevuto. Bene, adesso va. Sono affamato. Non ho ancora fatto quel che fanno gli specialisti. Vabbè, per la trama è ancora presto, è ancora molto presto. Abbiamo scalfito solamente la superficie. Prossima live di Far Cry New Dawn? Non lo so, onestamente. Test sismici. Va bene, io farei... Se può fa. Ok, penso che ce l'abbia aggiunta alla... Spero che gli arcanisti inizino a portare dentro la loro gente. Mappa delle missioni? Può essere. Mappa in primo piano social, impostazioni, missione. Allora, quel che fanno gli specialisti, vabbè, per partire direttamente con la missione di questo qui. Cosa che farei, onestamente. Magari diamo un'occhiata anche a queste. Cioè, daremo un'occhiata un po' a tutto. Magari adesso ci facciamo questa, poi la prossima facciamo qualcos'altra. Qua si è fatto notte. Nel frattempo possiamo andare con la nostra tutina, che è veramente imbarazzante. Veramente imbarazzante, ma... sì, facciamoci questa difficoltà normale. Avvia spedizione. Pronti subito. Tacket. E poi oggi è 17. Ora c'è il 22. Ma penso prima dell'uscita, 22 proprio ci sarà un altro... Leggo lo specialista Yarrow. Altra live. Cerchiamo di mantenere in vita gli arcanisti. Tesi, la specialista Wright ha iniziato la sua ricognizione. Qui Wright, come ha detto lui, sono in cammino. Vediamo cosa possiamo fare, Wright. Ok. Possiamo andare. Dai, tutto sommato, un po' una cozzaglia dei colori. Arriviamo. Aspetta che devo prima sbloccare il punto. Quelli sono partiti subito a testa bassa, io vorrei dare un'occhiata pure. Ciao cari. Questi test attirano gli animali. Non ho mai capito il perché. Assicurati che gli arcanisti stiano bene. Hai capito? Ricevuto. Terrò gli occhi aperti. Animali selvaggi in arrivo. Vedi? Succede ogni volta. Sono infuriati. Okay. Poi proviamo piano anche le altre. Allora. Tre armi. Ah, c'era una bestiolina qui sotto. Grazie mille a Patti per la sub al canale. Grazie di cuore, Patti. Grazie mille per il supporto al canale. Dobbiamo la capire. Aspetta, però io ho premuto Y per provare a cambiare arma, ma non è nettamente inizio. Chi state a sparare, giovanotti? I test sono conclusi. È andato tutto bene, Yarrow. Bene, raggiungi il prossimo gruppo. Io mi assicurerò che questi arcanisti tornino indietro sani e salvi. Andiamo? Siamo pronti? Vai. Qui specialista Wright. Il primo gruppo ha finito. Nessun animale rabbioso. Che fortuna. Forse. Scusa, ma se mi fermo un attimo a raccogliere pure queste cose, mi dispiace. Ho trovato il secondo sito. Non vedo arcanisti. Già. Ok. Cerchiamo la presenza di tracce energetiche nell'area. Sì, poi appena arrivano soggettoni proviamo. Presenza di cose energetiche nell'aria, ma proprio andiamo random a cercare queste cose. Ah no, dobbiamo vedere la minimappa, ok.
Aspetta signori, vedo una mano così. No, non mi avete ammazzati prima. Che bastardato. Aspetta, cambia arma. Un momento, ricarico e cambio. Aspetta che quello... Attenzione, c'è un grosso metamorfico. Non tentare di sfondare lo scudo, aggiralo. Tutto chiaro. Aspetta un attimo, prima facciamo fuori questi, poi vediamo il metamorfico. Ma non possiamo ammazzarlo il metamorfico. Guarda qua un attimo, eh. A parte lo scudo, poi vabbè. Basta fare. No, l'avevano già ammazzato, vabbè, sti Kaiser. Oppure sta. Sto mitrino non è male, eh. Guarda come fluttuiamo. Si vedono arcanisti qui. Dove sarà? Nessun cadavere. Bene. Devono averli presi metamorfici. Ma perché catturare degli arcanisti? Forse perché sanno molto delle cose dei creatori. Conoscenze preziose per i metamorfici. Possiamo rintracciarli? Sì, vai! I metamorfici rubano tutto quello che possono. Per questo cerco la traccia energetica degli strumenti arcanisti. Comunque, come detto, ragazzi, avevamo provato la beta. Mi era garbato, ma adesso che... Non è lontano. Ci sto rimettendo un po' per un po' più tempo, mi sta piacendo veramente tanto, veramente tanto. Questi vanno subito a testa bassa, ma un attimo, le risorse ne raccogliete, dai, eh. Aspettatemi un attimo qua. Poi dobbiamo salire, quindi vedi, avete fatto tutto sto cazzo, sì, di casino. Ci sarà da combattere. Aia. Guarda quanti sono. Non mi piace. Nemmeno a me. No, la qua ci vuole. Non ci voleva. Guarda quanti sono. Sì, ho notato. A parte che siamo già morti. Perché effettivamente là, per attirare l'attenzione, viste le classi, converrebbe il quello più massiccio, che appunto attira l'attenzione, perché se no... Ora noi dovremmo andare... Vabbè, vediamo dove stanno pure questi. Però signori, non mi avete dato una mano, questo essere un po' bastardini, ve lo dico. Questa è stata veramente cattiveria. Voi una mano ve la do, però voi siete stati molto... Che cosa? Chi? Il grosso metamorfico. Fauci di ferraglia. Una piaga. Lavora con gente malvagia. Vabbè, famo però così, lo devastiamo in un attimo. Sistemato. Niente più fauci di ferraglia. Ma posso annullare? Prendi questo, fauci di ferraglia. Occupiamoci di quegli arcanisti. Ok. Ecco fatto. Siete liberi. Non ho mai ringraziarti abbastanza. Prima che arrivassi tu, non avevo idea di che cosa sarebbe potuto accadere. Gli arcanisti sono in salvo. Solo qualche graffio. Avvisa le sentinelle di venirli a prendere. Già fatto. Bene, qui non c'è altro da fare. Senti la specialista Wright. Ricevuto. Ok. Dobbiamo spiccionare qua sola. Wright, vedi i metamorfici nella tua zona? Specialista Wright! Tu, vai laggiù, mi hai sentito? Forte e chiaro. Aspetta, dai, nella cascata che ci rinfreschiamo. Dai, eh. Guarda qua, fil di fiume. Siamo più freschi. Allora. Ma torna, ci stiamo alla missione, che questo va a cannone qua, piano. Lascia un attimo così. Ho organizzato l'accampamento. È un caos. E non c'è traccia di Wright. E poi famo così. Tanto metamorfici. Famo prima. Dove sei, Wright? Dai, se dobbiamo fare una cosa, facciamo bene, signore. Non era un bossone, però ci sta a usare una cosa del genere. Aspetta, c'è qualcuno. Ma stanno uscendo da dietro.
Ma io non ho capito un cazzo, state a naso. Intanto questi stanno pure qua dietro, scusate. Se danno, no? Si sono mai avvicinati così tanto a Fort Arsis. Non scherzano di certo. Vabbè, questa dalla distanza è un po' così, giustamente, però. Geliamo un pochino e poi facciamo dei danni. Guarda, metti quest'altro che forse... Ok. Da più vicino si può far più facilmente. Posto? Aspetta che questo è... Sono due, sono belli prepotenti. Vai così, te li congelo io. Ok. Un attimino. Vabbè, pure questo è ben prepotente, Zack. Guarda come squiscia con agilità. Non c'è traccia degli arcanisti o di Wright. Per nostra l'aria. Provali. Molto figo anche il movimento. No, sto spicciolando un pochino per il movimento del personaggio. Molto figo. Ci sono numerosi cadaveri di metamorfici lontano dall'accampamento. Wright, hai sentito? Sembra una guerra. Sono partito. Ne volete un po' anche voi? State che arrivo, arrivo. Non così, però, scusa. Wright. Aspetta un attimo che ti do una congelata. Aia. Aspetta, poi meglio il mitrozzo, va. Aspetta, vai di congelata. Niente. No, penso che sia il nostro alleato che sta sparando queste cose. Yeah. Ok. A posto. Aspetta. Un po' ammaccati, ma vivi. Ah, la Wright si è difesa bene. Se la caverà. Ci puoi scommettere. Bene. Molto bene. Le sentinelle sono già in cammino. Bene. Ah, ma se mi fregano. Mi sono venuti i crampi al dito. Ok. Spedizione finisce tra un secondo, neanche il tempo di dare un'occhiata qua in giro? Secondo me c'era qualcosa di figo. Bene, bene. Vabbè, ah, questo è un gioco che bisogna valutare dopo mille ore di gioco, presumibilmente. Perché il suo intento è quello di durare nel tempo, quindi al momento possiamo dare un'occhiata sul primo impatto, che a me sta garbando. Ok, rango 3 del bonus alleanza. Poi vediamo anche se ci ha sbloccato qualcosa. Livello pilota aumentato. Slot equipaggiamento sbloccato. Ok, nuova abilità cooperativa a tutti gli strali. Va bene. Allora, a parte queste armi che ci ha sbloccato, che poi andremo a vedere. Allora, componente tempesta che già avevamo in realtà. Potenziamento combo tempesta. Aumenta il numero di combo a catena di 2. Questo lo dobbiamo vedere un po' un attimo come funziona. Slot utilizzati 27, 250, quindi hai voglia, hai voglia.
Dove andare? Andiamo alla fucina, dai, tanto per dare un'occhiatina. Catalizzatore di supporto, muro di vento, catalizzatore di supporto non comune. Già nella posizione designata un muro di vento in grado di respingere i proiettili. E ok, si può utilizzare, poi ci spiegherà come con LB, più 20% velocità. Non ne avevamo altri, quindi... Per questa sera però, per questa prima spippolata di Anthem, direi che ci possiamo anche salutare qui. A me è garbato, quindi ve lo ripropongo probabilmente oggi è domenica. Non lo so, vediamo tra mercoledì. Martedì non ci sarebbe la live, però vediamo se mi gira. Vi faccio sapere come detto su Instagram, ragazzi. Mi raccomando, seguitemi là.